L'argomento dell'Erchi Lama ne parleremo fine settimana. Gabrio, ecco, cosa è successo da domenica alla fine della partita? Perché poi, Domenica ecco, alla fine della partita non è dalla fine successo, della partita, vi dico, da quel momento in non è avanti. successo assolutamente niente. Lunedì sera si è riunito il consiglio della società, ha parlato di varie cose, di una scorrettezza molto grave secondo me successa in Coppa e di un'altra scorrettezza insostenibile domenica scorsa Parliamo di comportamenti di un Montone, giocatore. Ecco, sì, no, certo, per capire. e dare una manata, un cazzotto a gioco fermo, secondo me è una persona che no, non può far parte della squadra del Celci, e cioè se restava lui andavo via io, e francamente Tanto una per essere cosa chiari, insomma. che francamente ho dovuto prendere con l'appoggio di tutta la società, perché il Montone è una squadra come noi e vanno rispettate le squadre. Se non l'ha visto l'arbitro, ci sono le società che devono prendere provvedimenti, secondo me, perché il comportamento in campo è una cosa essenziale, soprattutto quando in questa categoria c'è un solo arbitro e non ci sono gli assistenti di campo che dovrebbero fare la differenza. Certo. Beh, Il martedì no, questo vabbè, però provvedimento. spendiamo una parola anche per Paradisi, perché No, il nome, tanto innanzitutto il nome faccio l'ho io il detto nome, ma qua. tu fai il No, giornalismo per scusa, Paradiso. Fabio, allora, Tanto è siccome io faccio il Paradiso, ne giornalista parlano e siccome tutti. questa persona non c'è, dobbiamo dare possibilità eventualmente a questa persona di controbattere, cosa che tra le altre cose potrà fare benissimo. Però in questo Quindi in caso questo caso non diciamo niente dei Paradisi. In questo caso vorrei capire qual è stata la settimana, come si è No, arrivato a vabbè, determinati provvedimenti, come si è arrivati alla decisione da parte di Marco Gnucci di lasciare, no, la squadra e qual è stata la reazione della società. Questo io volevo analizzare. Poi i nomi se vuole li fa il Presidente. vabbè. No, se, per me non ci sono problemi a No, fare i no, no, nomi, ecco, appunto. anche perché o uno o l'altro abbiamo preso provvedimenti per delle azioni scorrette. Poteva essere sia il difensore che l'attaccante che il Certo, portiere. questo è chiaro, Ecco, certo. non c'era un nome da far Certo, fuori sulla lista. sulla lista, dice questo va fatto fuori. Ecco, Il questo martedì ci tengo a c'è precisarlo. stata la comunicazione al giocatore di questo provvedimento da parte della società, però Esatto. la società non si è fermata perché ha anche comunicato altre cose ai giocatori in generale, al gruppo. E abbiamo comunicato altre cose, nel senso che la squadra stava dormendo. Cioè, una squadra che gli ultimi 10-15 minuti la vedi con una grinta spaventosa che la mettesse in Fin campo dal primo fin dal minuto. primo minuto, non avrebbe perso, ma vinto 5-6-0. Quindi ha Io ho cercato di scuotere un po' chiesto come l'ambiente. mai quella grinta che tutta la squadra Mette mette alla l'ultimo. fine non riesce a metterla in campo prima. Dice, ma quando uno perde, poi dice, visto la reazione, ma che aspettiamo sempre di perdere per avere una reazione? Io l'ho sempre detto, di calcio ne capisco poco, però se abbiamo la forza di reagire gli ultimi 20 minuti, in In 9 poi, no? 9, Ecco. e riusciamo a tenere testa a una squadra che gioca in 11, penso che Qualcosa vuole dire, ci sì. sia anche prima questa grinta. Senti Gabriel, martedì la comunicazione a Paradisi, poi giovedì un altro colpo di scena, no? Ricordiamo che martedì la Sì. squadra non si è allenata. Giovedì, quando tutto sembrava un po' indirizzato verso Giovedì la sembrava normalità, la tra cosa virgolette, ecco. ripresa, poi c'è stata un'altra comunicazione che io ho chiesto delle spiegazioni per un gesto atletico ad un altro giocatore, il quale non dandomi nessuna risposta si è tolto la maglia e è andato via. Non è che l'ho mandato via io, ho chiesto spiegazioni di un determinato gesto In questo caso atletico. possiamo dirlo che è Walter Fischi, perché ecco, questo,
Ma guarda che il Corriere dell'Umbria ha scritto queste cose. Beh, questo l'ha scritto anche un altro giornale, non per fare pubblicità all'altro giornale. Dato che tutti voi togliere da problema dei nomi. Ma infatti l'ho fatta adesso. Il Corriere dell'Umbria ce l'ha scritto. Ma adesso lo fa qualche giorno. Ognuno si prende le responsabilità che vuole, ci mancherebbe altro. In questo caso è stato Walter Fischi che avrà le sue motivazioni, chiaramente. Non è stato allontanato dalla società. No, ma infatti questo ha deciso di lasciare perché evidentemente non era d'accordo su determinate valutazioni fatte dalla società. Da te io non ho fatto, la società non le ha fatte queste valutazioni. Ho chiesto una spiegazione io. Ho chiesto una spiegazione nello spogliatoio di nello fronte spogliatoio di fronte perché non è voluto venire in ufficio a parlare a quattro occhi con me. E quindi gliel'hai comunicata questa tua di fronte agli altri. Lui ha insistito perché fosse fatto così. E la squadra il giovedì non si è allenata, cerco di sentire. E non si è allenato il giovedì. Siamo arrivati al venerdì. E già si parlava di minaccia del fatto che la squadra non sarebbe scesa in campo la domenica. Queste sono le cose che ci hai sentito poi dire. Dopo, qualcuno chi è che là, qualcuno l'ha è nell'ambiente, là, no? Nel settore, certo. Chi più ne ha più ne mette, certo, insomma, certo. Ma vi faccio per non, un po' non di c'era, no, ecco, io non c'era nessun sentore che, certo, la squadra non sarebbe scesa. Non a caso, in campo ieri eravate in 17. La domenica. 17, esatto, quindi, esatto. Ecco. Chiaramente. E quindi venerdì c'è stata la dimissione di Marco Gnucci. Venerdì, a mio malincuore, Gnucci mi ha comunicato che non se la sentiva più di portare avanti questo incarico che gli era stato affidato. Motivandoli con il reinserimento dei due giocatori. Ecco. O rientrano, abbiamo già detto, Paradisi e Fischi, oppure io lascio. Io gli ho spiegato che riguardo al primo, la società ha preso una decisione e non ritorna a malincuore e non ritorna indietro. Rispetto al secondo, nessuno lo ha mandato via, si è allontanato da solo, certo, e a tutt'oggi non ha avuto una telefonata né del giocatore e nemmeno dell'allenatore. Ma si è parlato di dimissioni irrevocabili oppure c'è qualche margine di apertura? So che in serata voi andando via, mi ha detto che erano irrevocabili e a tutt'oggi non ho avuto sentito nessun ripensamento. Fabio, una precisa, cioè, dato che l'argomento oramai è venuto fuori, no? Se posso dico la mia in questo senso. Ah, allora, la dici, dopo la lasciamo l'attesa, dopo la pubblicità.